Impasto della pizzetta pronto e banane dall'altra parte. Ebbene sì, proviamo a fare la pizza con le banane. Pizzetta, no pizza, scusate. L'impasto è sempre lo stesso, non ripeto il tutorial. Mettiamo l'olio, gli facciamo fare i primi 10 minuti. Forno già caldo, 210 gradi. Per chi si fosse perso l'impasto di base, l'ho messo a fine video. Dopo 10 minuti mettiamo la mozzarella. Mozzarella per pizza. Gorgonzola dappertutto, ho messo 200 grammi di mozzarella e 100 di gorgonzola. Inforniamo per altri 15 minuti. Intanto togliamo le banane a rondelle. Dopo 15 minuti ha una bella faccia, quindi sopra è pronta. Spegniamola a resistenza superiore. Tac, solo sotto per altri 5 minuti. Foderiamo di banane di nuovo in forno, stavolta con tutte e due le resistenze accese per 1 minuto. E pronti. Devo dire che la teglia scomposta mi dà più soddisfazione della fetta. E pronti, quindi io voglio più banane anche se sono fredde. Allora. Mettiamo un po' di pepe bianco. Secondo me fa troppo poco contrasto. Dici? Non sono convinto. Il contrasto lo fa. Poco. Ma la banana forse. Boh, forse non va sulla pizza, chi lo sa. Secondo me forse è il pomodoro, solo pomodoro e banana. La prossima volta vediamo rossa. Così per me è un no. Cioè alla fine stiamo mangiando la pizza al formaggio con la banana sopra, non c'entra un cazzo, tipo. Non è cattiva, però non la rifarei. No, neanch'io. Non è cattiva. È che non c'entra però niente, non è una cosa da consigliare di mangiare. Io consiglierei perché di mangiarla perché fa curriculum. Io ho mangiato la pizza alla banana. La prossima volta proviamo senza formaggi, solo passata di pomodoro. La banana la friggiamo e la mettiamo alla fine, più bassa. Secondo me quella ha grande potenziale. Quello. La crosta di formaggio però ha sempre il suo perché. È brutto della pizzetta. Ti serve questa farina qui che è un misto con forza da 2,60 e il lievito. Le dosi come sempre sul blog. Prendi appunti perché è l'ultima volta che lo faccio. La ricetta è lunga, non ho tempo di rispondere agli stronzi che diranno che sa di lievito perché lievita poco. Non è così, è buonissimo. Acqua tiepida, zucchero e lievito. Sale, farina e mescola bene. Olio e tutta l'acqua con il lievito. Mescola un po' con la cazzuola. Appena puoi, passa le mani e impasta per 10 minuti. Ciotola unta, unta anche la palla, fa lievitare per un'ora. I tempi di lievitazione possono dipendere dalla temperatura. C'è chi lo mette in forno con la luce accesa per farlo lievitare meglio, io lo porto in camera e giochiamo insieme ad Animal Crossing. Un'ora dopo, carta da forno oliata, stendiamo la pizza, spingendo e non tirando. Facciamo lievitare per altri 45 minuti. Passata di pomodoro con un po' di sale, acciughe, un filo d'olio, 210 gradi, 25 minuti dopo. Ecco, sopra ci mettiamo della burrata. E pronti.